Eccoci nuovamente con i riscontri dei vostri avvistamenti UFO a me denunciati nel corso del 2020. Questa volta vi parlo di un avvistamento UFO avvenuto il 6 agosto 2020 e a Santa Margherita Ligure. Ecco cosa mi ha scritto la testimone. Pregiatissimo, buongiorno. Sono un'imprenditrice milanese nel campo della finanza. Non mi affido alla teoria, ma alle prove e ai numeri. Questo prevede il mio lavoro e di conseguenza è il mio credo. Mi sono permessa di scriverle questo breve cenno, forse troppo severo, per assicurarle il fatto che non è mia abitudine favoleggiare, perdere o far perdere tempo. Le scrivo e la ringrazio infinitamente per aver fornito il suo recapito in maniera semplice e chiara. Ieri sera, sopra i cieli di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, io e la mia famiglia abbiamo assistito, aggiungerei ancora, ad una nuova palese dimostrazione che gli UFO sono qui e come se sono qui. Se ci vogliamo focalizzare sull'UFO rosso, come da sua gentile richiesta, è stato da noi avvistato la prima volta ieri sera. Era rosso intenso, luce perenne ma intermittente, volo leggero e ordinato, lento, molto grande, visibile a occhio nudo, poi è sparito, smaterializzato in un secondo. Abbiamo fatto numerosi filmati, ripeto, di quel colore non l'avevamo mai visto. Dico ancora perché siamo nella nostra seconda casa al mare da febbraio, siamo rimasti qui per tutto il periodo del lockdown. E quante volte li abbiamo ammirati? Numerose volte, direi. Le allego uno dei video e le lascio il mio cellulare. Mi faccia sapere se posso darle elementi di studio e verifica maggiori. Grazie della sua disponibilità. Le chiedo se può mandarci del materiale per poterci documentare e dare una spiegazione logica a tutto questo. E questo è il riscontro di una imprenditrice, appunto, del Nord Italia, che ha ripreso il 6 agosto 2020 uno strano oggetto luminoso. Il video mostra in effetti quello che sembra un oggetto che si sposta luminoso. L'estrapolazione dei video ha permesso poi di eseguire un'elaborazione tale da poter appunto verificare proprio la presenza di questo strano oggetto nel cielo. Difficile dire di cosa potesse trattarsi. Ma il fatto che sia sparito così all'improvviso è veramente strano. Sfido possa trattarsi di un normale velivolo, insomma, ecco. Il 6 agosto 2020 a Genova, sempre quindi in Liguria, avviene un altro avvistamento alle ore 21:40 circa. Buonasera, dopo una ricerca su Google, ho letto un suo articolo sull'avvistamento di una sfera rossa nella zona di Cassino. Abito a Genova e ieri sera ho visto intorno alle 21:40 una sfera rossa luminosa in cielo. Era alta in cielo ed aveva una traiettoria d'arco. Ho fatto una ricerca immagini e ne ho trovato una simile, ma quella che ho visto io era luminosa, sferica e totalmente rossa. L'ho persa di vista quando sono rientrata per chiamare il mio compagno. Quando sono tornata sul barcone, ho visto sopra gli alberi che ho al lato della mia casa una scia luminosa di color rosso. All'inizio ho pensato si trattasse di un faro, però in effetti non è possibile perché ne ho seguito la traiettoria sopra la mia testa. Non posso dire cosa fosse, però l'avrà vista qualcun altro. Volevo solo raccontarle questo. Buona serata. E poi chiedo altri ragguagli alla testimone per capire bene l'evoluzione del fenomeno che ha osservato. E lei mi scrive: rumori non ne ho sentiti, non era certamente un aereo. Come le ho scritto, la traiettoria era d'arco ed il movimento costante, nel senso che non accelerava e né rallentava. Poi è sparita dietro agli alberi. Ho pensato potesse essere una meteora o qualcosa del genere e non posso dire quanto fosse grande. Era una sfera lontana, rossa e luminosa. Mi ha dato l'impressione di essere alta nel cielo e direi sfavillante, nel senso che emanava luce rossa e a differenza della foto che ho trovato in un possibile avvistamento nel bresciano, non ho visto un nucleo giallo. E questo è strano perché normalmente i satelliti comunque posseggono una luce che comunque è bianca o comunque è la medesima riflessa del sole, quindi
non è rossa. In questo caso poteva trattarsi forse di un velivolo militare posizionato ad alta quota? È probabile, ma anche qui bisognerebbe capire se effettivamente la spiegazione può essere questa. C'è poi una serie di avvistamenti che riguardano appunto il nord Italia, vicino l'Appennino Tosco-Emiliano. Questa volta è l'8 agosto 2020 presso Abetone in via Val di Luce, ore 23. Questo è un luogo che è praticamente frequentato da diverse persone perché c'è una spa, per quel che ne so. E questa spa ha un enorme parcheggio, e da questo parcheggio è possibile ammirare il cielo in mezzo alle montagne. Quindi diciamo che come punto d'osservazione è molto favorevole perché ci sono poche luci di disturbo. E sembra che da questa zona abbiano osservato diversi oggetti strani. La prima in assoluto è questa dell'8 agosto 2020. Ecco che cosa mi ha scritto il testimone. Osservavo il cielo in via Val di Luce, vicino ad Abetone. Erano circa le 23 dell'8 agosto 2020, il cielo era limpido e vedevamo chiaramente varie costellazioni. Stavo guardando la costellazione di Cassiopea ed ho visto questa luce rossa fissa proveniente da nord-est ad una discreta velocità. La mia compagna, anch'essa presente, osserva ed esclama: va forte. Continua ad osservarla per capire se fosse un aereo, ma la luce era rossa fissa. Nessuna intermittenza, nessun rumore di motore. Sarà un satellite? Mai osservato prima un satellite di colore rosso. Ed infatti è così. Poi ecco quello che mi ha fulminato. La luce si ferma, rimane alta nel cielo, quasi sopra di noi. Decido di fare delle foto col cellulare, ma si muove. Sono sorpreso da quello che sto osservando e commento: sarà un UFO? Ecco il flash. La luce rossa diventa per pochi secondi un flash bianco di forma stretta e allungata, come se avesse voluto ricambiare la foto. Poi di nuovo rossa fissa per circa un minuto, poi svanita. La luce è sempre rimasta alta nel cielo, penso qualche migliaio di metri. Ho pubblicato le foto su Facebook per sapere se altri avevano visto, ma dai miei amici ho solo ricevuto presi in giro. Ma è tutto vero, ciao. E questo denota il fatto che purtroppo le persone, la maggior parte delle persone, della gente, crede ancora che il fenomeno UFO sia oggetto di scherno o di allucinazioni, ma non è così. Io ripeto sempre che dal governo Andreotti del 1978 Andreotti incaricò l'aeronautica militare italiana affinché si occupasse appunto dello studio e della classificazione degli oggetti volanti non identificati. Se uno di noi osserva un UFO nel cielo, deve andare dai carabinieri, può andare dai carabinieri, dove ci sono degli appositi moduli da compilare, i quali poi verranno spediti proprio al ministero. Quindi al giorno d'oggi non è più, diciamo, possibile insomma sentir parlare di buontemponi, di gente che beve il vino che alza il gomito. La gente prima di tutto dovrebbe iniziare ad informarsi, perché oramai su tale argomento c'è una vasta documentazione che può trovare tranquillamente. Quindi secondo me è assurdo parlare ancora oggi di allucinazioni, ecco. Comunque ci sono stati comunque poi altri avvistamenti importanti nella stessa area sui quali poi ritorneremo. Intanto vi posso parlare dell'avvistamento del 12 agosto a Roma, zona Testaccio. Ciao, mi hanno detto che posso segnalare un fatto strano accadutomi alle 00:30 del 12 agosto 2020. Ero sulla terrazza della mia abitazione in Roma, zona Testaccio, all'altezza di via Giovanni Branca, quando si è avvicinato un oggetto con una forma ottagonale. Ai suoi lati aveva delle luci simili a fari, due anteriori e due posteriori. Si è avvicinato rimanendo in sospensione per poi spostarsi velocemente prima a destra e poi a sinistra.
Subito dopo ho indietreggiata ad alta velocità, scomparendo in lontananza. Ho provato a cercare qualche notizia in rete, ma senza successo. Ho subito pensato ad un drone, ma sia la grandezza, molto più di una macchina, il luogo abitato e i suoi movimenti, mi hanno creato una grande confusione. Sai dirmi come posso avere notizie di qualche oggetto non identificato che ha sorvolato la mia zona? Oppure come posso sapere se qualche drone gigante sia passato nelle vicinanze? In questo caso è praticamente insomma, è quasi improbabile che si possa essere trattato di un drone. Perché? Perché le normative oggi praticamente vietano assolutamente che i droni possano volare sui centri abitati. Il rischio è il sequestro del mezzo aereo e una denuncia penale. Primo. Secondo poi, un drone radiocomandato grande come una macchina, cioè deve essere a parte. Sì, sicuramente ce ne sono, ma insomma, risulta essere qualcosa di veramente improbabile, insomma. Chiedo comunque altri dettagli al testimone e anche di disegnarmi uno schizzo. E lo schizzo è praticamente un disegno che nulla assomiglia ad un drone. Ecco che cosa mi ha scritto. Ti allego la ricostruzione dello strano velivolo. Non posso credere che lo abbiamo visto solo noi. Era talmente grande da non poter passare inosservato. Eravamo in quattro: io, mia figlia, il marito di mia figlia e mio figlio più piccolo, e tutti lucidi e sobri. Inutile dirti che tutte le sere successive a questo episodio le stiamo passando con il naso all'insù nella speranza di vederlo di nuovo, ma sicuramente non accadrà più. Un grande saluto e fammi sapere. In questo caso la testimone disegna un oggetto a forma campanulare con al di sotto delle luci, alcune delle quali proiettate verso il basso. È un classico, la classica forma di oggetti che normalmente si vedono in tutto il mondo e non sembra proprio essere un drone radiocomandato, insomma. Molto molto strano, tra l'altro, questo avvistamento.